Ego Kid con Fausto, un grande brano ragazzi, complimenti. Grazie. Insomma, noi ci auguriamo di ritrovare Fausto con voi magari sul palco dell'auditorium Demetrio Stratos di Pachanka, e così ci proviamo a stanarlo ancora. Bisogna stanarlo perché è un personaggio schivo, ovviamente. Ci sono stati altri duetti, altre collaborazioni nella carriera degli Ego Kid? Abbiamo fatto un duetto sull'Orso, che era un brano dell'album precedente, Minima Storia Curativa, in cui abbiamo invitato Francesco Bianconi, che è un nostro caro amico, cantante dei Baustelle. E poi altre cose cosa abbiamo fatto? Non mi pare che ci siano state altre collaborazioni a livello di duetto canoro. Poi collaborazioni strumentali tantissime, gente che va, gente che viene, un porto di mare questi Ego Kid. Si può. Allora, carriera che inizia nel 2003 con Diego Trip of Ego Kid. Esatto. Leggo nella vostra biografia post rock, punk e psichedelia. Eravamo giovani. I tag che ci sono. Erano quelli. Sì. Eravamo giovani. Eravate gli stessi di adesso oppure la band è cambiata? No, di quella formazione praticamente siamo rimasti soltanto io e Pierre. Di quella tu formazione hai presente originaria. Il tredicesimo venerdì, il film che ci si ritrova a cena e se ne fa fuori uno, ecco, più o meno abbiamo fatto così a intervalli regolari, ecco, ogni album la mannaia si abbatte su qualcuno. Esatto. No, vabbè, ma non è un'esigenza di fare le mantidi religiose, ma semplicemente ti evolvi musicalmente e cerchi anche i compagni di viaggio che sono più giusti proprio per crescere, nel senso che la qualità, probabilmente l'approfondimento delle... Cioè, ci si cerca. Alla fine chi se n'è andato dalla formazione se n'è andato anche proprio perché ci si era creato un'incompatibilità proprio di scambio artistico. Chi sarà il prossimo? Debe, non chiamartela, su. All'inizio cantavate in inglese o avete mantenuto l'italiano sin dall'inizio? No, cantavamo in inglese, ma appunto perché, e qua mi riallaccio al discorso che facevamo, questo è il nostro primo disco, forse ecco, il nostro vero primo disco è quello precedente, perché abbiamo il primo in cui cantiamo, abbiamo cantato in italiano, i nostri primi due dischi erano dischi di persone che guardavano molto i modelli, cercavano di emularli e di fare un'operazione che imputo ancora allo spirito giovanile, quello che ti fa andare in saletta o nello scantinato, provare, dire, ascoltare i dischi, era ancora un laboratorio di idee. Adesso ci sentiamo più maturi e pronti anche a dire delle cose che abbiano un valore di per sé. E lo stesso vale anche per Minima Storia Curativa, il vostro precedente album. Quello è stato l'album della svolta in italiano, che è stato un passaggio fondamentale, e anche della svolta al pop, perché anche dal punto di vista delle forme musicali, degli arrangiamenti, si è cercato di asciugare, di lasciar perdere tutto quello che era la musica sperimentale. Appunto, prima citavi il post-rock, alla fine degli anni 90 c'è stato questo boom e più o meno tutti ci siamo rimasti sotto. Nell'ascoltare quella tipologia di gruppi, ancora adesso li ascolto volentieri, però come dire, sono cosciente del fatto che quello che faccio, quello che fa Pierre, quello che facciamo noi è qualcosa di diverso ed è giusto che sia così. Bene ragazzi, adesso ci ascoltiamo Una Vita. Di cosa parla questo brano? Una Vita parla del precariato nel senso stretto. Molti di questi brani sono ispirati a questioni spicciole, a temi anche caldi di attualità e nella fattispecie anche a situazioni che abbiamo vissuto. Parlo per me, l'idea di andare... Riuscite già a mantenervi con la musica oppure... Assolutamente ni. Assolutamente ni. Ognuno di noi fa altri lavori, c'è chi fa come me, Pierre, l'insegnante precario, per esempio. Ma quel test era ispirato a un'esperienza post laurea in cui, nella fattispecie, io mi sono ritrovato a lavorare come molte altre persone, laureati, non laureati, in un call center, e trovarsi davanti una persona che ti chiede quanto sei motivato e quanto credi che il tuo apporto sarà fondamentale per l'azienda, ti fa cadere un po' le palle in ogni senso, e ti chiedi effettivamente se queste persone che è dall'altra parte ci credano veramente o siamo tutti quanti vittime di un'allucinazione collettiva. Sì. C'è un brano tra l'altro di Frankie I Energy cantato da Scanio Celestini sul call center, che è qualcosa di non so se l'avete ascoltato. Sì, sì,
sì. Ma sono tematiche che sicuramente ormai sono entrate a far parte dell'immaginario, e anche questo è proprio del pop, no? Riuscire a trovare degli elementi in cui l'ascoltatore si riconosce su dei sentimenti che sono abbastanza primigeni, in questo caso è la rabbia, no? Cioè, siamo tutti, anche io ve lo voglio dire, incazzati, no? Perché attenzione, che siamo, abbiamo già detto troppe volte. L'abbiamo già detto troppe. Alla terza scatta il cartellino giallo. Comunque, quello che vuole dire Pier, credo, prima che lo interrompessi così ex abrupto, era che il nostro tentativo non è quello di fare una critica su quel temino in particolare, ma sempre prendere spunto da quel tema per poi allargare la prospettiva, e una vita poi alla fine parla proprio del senso della vita, che a un certo punto ci si trova a chiedersi, ad affrontare, perché ti sfugge, cioè l'idea non è proprio che non si riesce a trovare l'energia per reagire, è quello. Bene ragazzi, credo che in questo brano ci si identificheranno in parecchi. Ce lo ascoltiamo, Una vita, loro sono Ego Kid. Signorina le risorse umane, non mi sottoponga per favore a questo processo alle intenzioni, al suo test attitudinale. Crede veramente che un lavoro come questo mi potrà piacere, o addirittura realizzarmi, sarà tanto se potrà sfamarmi. Tanto naturale stare tutto il giorno ad ascoltare le richieste assurde della gente che non ha più niente a cui pensare. Una vita, la dedichiamo a tutti i precari all'ascolto. Volentieri, molto volentieri.
Allora ragazzi, ci avviciniamo alla chiusura di Riserva Indie per quanto riguarda questa sera. Abbiamo ancora due brani in scaletta, però volevo fare una domanda, insomma, visto che i testi sono molto importanti, per voi quali sono un po' i vostri riferimenti letterari? Abbiamo parlato di autori di musica, mentre invece dal punto di vista proprio letterario. Ma allora, ti dico, entrambi comunque abbiamo una formazione classica, perché questo è anche un po' il nostro mestiere, nel senso, quindi dentro puoi leggere dei riferimenti mitologici, come poi chiaramente la poesia, dalla poesia simbolista a Whitman, al beat. Io direi molto la poetica sia dell'indefinito leopardiano, che è sempre, come dire, il grado zero della poesia e anche della lirica in Italia. E te lo vendi nei salotti, che è un piacere. Ma se vuoi vendertela ancora di più, vogliamo alto stasera. Puoi citare il correlativo oggettivo di Montagliana, Memoria. E vai giù, sino a Elliott, pesante, guarda. E cambiano anche la carta da parati prima che tu faccia il tuo ingresso in salotto. Non ce n'è, quindi... Matrone di Carrara, siate pronte, veniamo a lucidare i vostri marmi. Io citerei anche Così che no, che così, il riferimento colto che veste sempre. Un bel fiori blu che veste sempre. Si parlava di carta da parati, fiori blu. E Italo Calvino, ovviamente, che è la sua coppia italiana. Esatto. Allora ragazzi, dopo questa serie di riferimenti dotti ed elevatissimi, che sicuramente in replica andremo ad analizzare uno a uno nella replica di sabato prossimo dalle 16 in poi, adesso c'è un brano della durata anche piuttosto elevata, insolita comunque per un brano, più di 5 minuti, Sirene. Di cosa tratta questo brano? Appunto, è mitologico il brano, si parla di Ulisse, dell'incanto, delle sirene, e anche qui è un amore possibile, impossibile. È un amore possibile, più che altro, come potrai capire, noi siamo un po' sfigati in amore dai nostri testi. Non ce la possiamo fare. E in questo caso, anche qui, chi richiede l'amore si identifica come una sirena e dice all'amato di sapere che cos'è l'amore, di potergli indicare una via forse sconosciuta. Ci sono riferimenti un po' gnostici dentro, paragnostici, un po' tutto complicato, esoterico, insomma è il lato scuro dell'album. Gnostici e paragnostici, ecco, ci accontentiamo di quello. Allora ce l'ascoltiamo, Sirene, e poi gran finale con un ultimo brano e tutti i contatti per mettersi in collegamento con gli Ego Kid. Sirene. Quell'occhiata miraggio, lo sai, il canto delle sirene ha un senso, se tu